Zoe, giusto? Che cazzo sono queste persone? Sta zitto e ascolta se vuoi rimanere in vita. Vattene via da quella casa. Puoi uscire dal salone d'ingresso. Va bene. Oh, è quello che hai al borso è un codex. Attento, e non perderlo. Che tipa. Apri! Devi aiutarmi. Stia fermo dov'è. Dunque, lei abita qui, signore? Cioè, voglio dire, è casa sua? Cosa? Io no, no! D'accordo, ci hanno segnalato alcune persone scomparse di recente. Mi ascolti, mi faccia uscire di qui. Si calmi, la prego. Ehi, mi ha sentito? Ci sono dei pazzi in questa casa che vogliono uccidermi. Va bene, ma mi permetta di dirglielo. Neanche lei mi sembra che abbia tutte le rotelle al loro posto. Dice davvero? Allora, come ho detto, indaghiamo su persone scomparse. E non potrei escludere che un tipo sconosciuto come lei non c'entri nulla. Bene, cosa vuole sapere? Perfetto, iniziamo a ragionare. Ok, incontriamoci nel garage. Continueremo lì. Aspetti, mi serve la sua arma. Ha davvero perso le rotelle per strada? Senta, agente. Vice sceriffo. Ok, va bene. Vice sceriffo, mi vuole condannare? O vuole salvare un innocente? Un coltellino del cazzo! Ecco, lo prenda. Non posso darle altro. Faccia presto, vada al garage. Adesso! Che me ne faccio di un coltello?
dobbiamo andarcene immediatamente. Prima mi spieghi che fa qui da solo nel cuore della notte. Io? Lei invece? È il mio lavoro. Perché non mi racconta tutto, eh? Mi risponda! Non crederà alle mie parole. Provi. Ehi, ehi, si fermi! Aspetta, riapra subito, che cosa fa? Facciamola finita, tu e io. Oh sì, adesso facciamo un bel giretto. No, 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 no! Cazzo! Hai combinato, bastardo! Non è finita qui, lo sai!
tua attenzione. Tra poco ne vedrai del debole. Cazzo! Te la sei vista brutta con mio padre. È tuo padre? Una volta lo era. Mi dispiace, ma è... beh, lui è morto. Forse potresti anche cavartela. Eh? Cosa? Cavarmela? Vorrei che facessi una cosa, ma non posso spiegarti ora. Potrebbe servirti una sorta di chiave, ma cerca di uscire di lì. Ok. Io mi farò viva. Thank you.
il video. So che non puoi più fidarti di me a causa di quello che ho fatto. Ma ci tengo a dirti che quella non ero io. Io non lo so che è successo. C'è così tanto che devi sapere. Eccoti qui. Ci hai fatto proprio preoccupare, signorina. Non posso lasciare che mi catturi di nuovo. Vieni qui, mammina. Sono stanca. Sono stanca e stufa. Stanca e stufa delle tue stronzate, ragazza. Devo nascondermi. Devo nascondermi. Perché mi stai facendo soffrire così? Cosa ho fatto per meritarmi tutto questo? Offrirti del cibo? E un tetto? Casa. So che tu e Zoe state confabulando, so che complottate. Pensate non sappia cosa volete fare con quel ragazzo?
Ti darò in pasto ai miei piccoli e fertilizzerò il giardino con ciò che resta. Ti offriamo ospitalità. Ti offriamo i nostri cuori. E tu invece cosa fai? Teodora vuole che diventiamo una famiglia, dannazione. Tu! Tutto ciò che devi fare è accettare il suo cazzo di dono! Amiamo! Perché non lo vuoi capire? Unisciti a noi! Questo posto è l'incarnazione del suo dono, ma tu sei troppo stupida per capirlo! No! Non provare a scaricare la tua bella fetta di colpa! Non puoi fuggire da lì, signorina! E tu dove credi di andare?
Che ti hanno fatto, Mia? Thank you.
Chi l'ha costruita?
Yeah.